Oggi incontro con il sindaco di Francofonte e l'architetto Salvatore Palermo. Ecco, parliamo un po' della situazione finanziaria che lei ha trovato al comune di Francofonte al momento del suo insediamento e parliamo anche di altre cose che riguardano l'amministrazione. Ma era così drastica questa situazione all'atto del suo insediamento? Io la situazione la definirei quasi drammatica perché per voler mettere un po' anche la parola fine a tutto quello che sinora si è detto della situazione economica del Comune di Francofonte o meno, io posso dirle questo qua, che è chiaro che non si fa per il semplice piacere di fare o di dire una cosa così gratuitamente, un'intervista in cui si parla di situazione drammatica delle casse comunali, ma ci sono degli atti, ci sono dei fatti che dimostrano quello che noi stiamo dicendo e dico che questo è quantomeno doveroso nei confronti dei nostri concittadini perché è giusto che si sappia questa amministrazione da dove è partita, perché i risultati finali dell'amministrazione Palermo dovranno e necessariamente faranno i conti con quella che è stata la condizione economica di partenza di questa amministrazione. Quindi noi non vogliamo cercare un alibi per quello che è il nostro modo di fare politica, per quello che è il nostro progetto. Qualcuno dice ma tu non sapevi quali erano le condizioni delle casse comunali, ma tu non sapevi, ma tu perché? E allora io le posso dire una cosa, che si può prendere veramente coscienza e conoscenza di quella che è la situazione economica di un comune solo quando ci si insedia, solo quando si prende veramente in mano la situazione, ed è quello che noi abbiamo fatto. Questa amministrazione ha preso possesso, se così possiamo dire, del Comune di Francofonte con quest'atto che è il verbale di insediamento del sindaco neoeletto architetto Salvatore Palermo e passaggio delle consegne con il sindaco uscente Giuseppe Castania. Oltre a tutta una serie di dati molto importanti, possiamo cortesemente far vedere, visto che si è fatta copiosa manifestazione di documenti durante le altre interviste, far vedere questa di cui io poi le darò copia, che è proprio il vero e proprio passaggio di consegna in cui si dice la presente per comunicare che l'anticipazione concessa al Comune di Francofonte è interamente utilizzata e pertanto non risultano al momento disponibilità finanziarie. Ciò significa che se questa è del 13 giugno 2013, se il 14 giugno Salvatore Palermo sindaco avesse avuto bisogno di 100 euro dalla Banca Agricola che sottoscrive questo documento, la Banca Agricola avrebbe risposto picche perché non c'era disponibilità finanziaria. Se a questo aggiungiamo un altro documento importantissimo, che è una delibera di giunta della precedente amministrazione in cui viene autorizzata l'anticipazione di cassa complessiva, questa è una delibera del 11/12/2012, in cui si parla di un'anticipazione, gliel'ho messa in evidenza, ben in evidenza, di 2.455.402 euro. Questo la dice tutta sulla situazione delle casse al momento in cui io mi sono insediato. Io non voglio, dico, cercare alibi, però mi si deve dare atto che il lavoro che stiamo facendo, che dopo 18-19 mesi ancora ci vede a confronto con delle aziende che chiedono di essere pagate, nonostante il Comune di Francofonte abbia avuto la fortuna di poter accedere a due anticipazioni di liquidità molto importanti, quelle concesse dalla legge 35, che ci ha dato la possibilità di togliere circa 4.700.000 euro di debiti pendenti su questa amministrazione, ma ne restano, io penso, altrettanti. Lei pensi che per dirgliene una su tutte, per dimostrare in che modo si è gestita questa comunità che, a detta di chi mi ha preceduto, era molto rispettata, la comunità di Francofonte. Ecco, io penso che la comunità di Francofonte il rispetto lo debba avere non perché non gli venga
mandata a casa al singolo cittadino la bolletta dell'acqua o la bolletta della spazzatura e magari utilizzando però il residuo attivo prodotto dall'acqua stessa, dalla bollettazione dell'acqua, lo mettiamo in bilancio lo stesso, non mandiamo le bollette ai cittadini, questo è avvenuto per quasi 4 anni, e utilizziamo questi soldi senza averli, perché in un bilancio dopato, perché in questo caso potrebbe trattarsi di bilancio dopato, che succede? Io metto in entrata circa 700-800 mila euro di bollettazione di acqua, non mando le bollette ai cittadini, non le mando, però lo stesso utilizzo queste risorse. E dove vado a prendere queste risorse? Li vado a prendere dall'anticipazione di cassa presso la Banca Agricola Popolare di Ragusa, per le quali somme io pago un interesse importante, copioso. Ecco, questo è quello che secondo me significa rispettare i cittadini di Francofonte. Rispettare i cittadini di Francofonte significa non fare debiti e quindi non pensare di poter avere una Ferrari quando io una Ferrari in realtà non la posso mantenere, perché è inutile che mi compri la Ferrari quando poi ho problemi a cambiare le gomme, ho problemi a fare il pieno, ho problemi a pagare la tassa di circolazione. Queste sono cose molto importanti, quindi dico, in un momento così drammatico lei pensa che questa amministrazione abbia il piacere o forse il gusto quasi sadomaso di voler ancora una volta spingere l'acceleratore sulla tassazione o sull'aumento delle tariffe? Ma questa cosa noi non ce la sogniamo neanche, noi rispettiamo veramente i nostri concittadini. L'impegno che noi ci stiamo prendendo e che continuiamo a mantenere quotidianamente è quello di dimostrare, quando vogliono lo possiamo fare, ai nostri concittadini come spendiamo i soldi che arrivano dalle tasse applicate ai francofondesi. Li spendiamo lottando con i denti su quelle che sono le forniture, su quello che è la possibilità di avere dei servizi, e noi non ci permettiamo di sprecare un euro della comunità di Francofonte. Poi possiamo dire tutto quello che vogliamo, magari che la precedente amministrazione ha avuto sicuramente una capacità maggiore rispetto alla mia di intercettare delle risorse pubbliche per poter fare degli investimenti infrastrutturali a Francofonte, ma questo io do atto a Giuseppe Castania, che veramente ha delle capacità innate da questo punto di vista, e anzi farebbe a me immenso piacere che lui decidesse seriamente, veramente, ma non solo dicendo le cose, di collaborare assieme ai consiglieri comunali che oggi appartengono all'opposizione alla guida di questa città, perché Francofonte in questo momento ha ben altro a cui pensare che al guando di sfida, al singolar tenzone a cui mi invita il sindaco precedente in piazza. È chiaro che i francofontesi tutto vorrebbero vedere, ma non l'attuale sindaco e il vecchio sindaco che si dibattono su presunte responsabilità, su debiti presunti o meno. Io parlo sempre di documenti certi, parlo di numeri importanti. Io chiederei a chi mi ha preceduto per quale motivo, ad esempio, fine 2012 si perde una causa importante con dei nostri concittadini che subiscono un danno per infiltrazioni d'acqua nel loro agrumeto. Noi perdiamo tutte le cause possibili e immaginabili come comune, ci impone il TAR di dare e di pagare questi cittadini, noi nel 2012 ce ne freghiamo, non ci interessa questo, perché guarda caso siamo a fine mandato e aspettiamo che arrivi qualcun altro poi per pagare questi soldi, perché magari pagare 65-66 mila euro in quel momento diventa un po' pesante, visto che dobbiamo fare degli investimenti per il futuro. E allora facciamo una cosa, nascondiamo la testa sotto la sabbia, lasciamo passare un annetto circa e nel marzo del 2014 arriva un bel commissario al comune di Francofonte che non liquida più 66 mila euro, ma bensì quasi 99 mila euro, quindi il 50% in più. Questo significa veramente rispettare i cittadini di Francofonte. Rispettare i cittadini di Francofonte significa non consentire questi sprechi, perché questi 35 mila euro in più li stanno pagando tutti i cittadini di Francofonte. Si potevano evitare.
Si potevano, si dovevano evitare. Cioè, chi dice di rispettare il cittadino di Francofonte, di sentire l'afflato del cittadino di Francofonte che ci spinge verso una condotta morale così alta e importante, ecco, io penso che questi sono i comportamenti veramente importanti. Cioè, curare anche le casse nei minimi dettagli, perché una cassa sana consente di fare anche una politica sana. Io dico che è inutile cercare lo scontro in piazza, fare il pollice verso, questo lo lasciamo fare poi ai gladiatori, a chi ha più forza in corpo e a chi ha più energia per poterlo fare. Noi dobbiamo parlare con la forza dei numeri e dei fatti. Questi sono alcuni esempi che io le sto portando e che le lascerò in modo che magari chi vorrà vederli li può vedere tranquillamente. Questa amministrazione non si è permessa di far niente di straordinario se non cercare nell'ordinario di gestire e dare serenità ai francofondesi. È chiaro che c'è un passaggio necessario, si deve passare da un momento in cui fino al 2008 i contributi che arrivavano ai comuni, compreso chiaramente il comune di Francofonte, avevano un peso straordinario, diciamo che il comune di Francofonte riceveva dallo Stato e dalla Regione all'incirca 5 milioni di euro l'anno. Si passa progressivamente, non tutto in colpo, fino al 2014 a dimezzare, se non quasi ridurre a un terzo questi contributi. Ebbene, nel momento in cui si comincia a vedere che l'andamento è questo, cioè quello della riduzione di questi contributi, io penso che un'amministrazione responsabile deve capire che è il momento di frenare, di rallentare. Inizia l'era dei sacrifici. Ecco, però questo non si è capito e si è data la possibilità al nuovo sindaco che arrivava poi di diventare il flagellatore, di diventare, perché il sindaco che è arrivato, quando è arrivato, non sapeva neanche come pagare gli stipendi ai dipendenti, ad esempio. Quindi una condotta retta, precisa, era necessaria ed è quello che noi abbiamo fatto, è quello che ci ha consentito a dicembre del 2014 di poter ritornare a tirare un attimino il fiato, ci ha consentito di avere un utilizzo dell'anticipazione di cassa uguale a zero e quindi un piccolo, ma questo dico non lo vorrei portare come risultato, questo è il mio dovere, il dovere della mia amministrazione, il dovere di un'amministrazione che cerca di gestirsi per quello che in mezzo a delle difficoltà e camminando, guardando un fiume di immense difficoltà, noi siamo pronti a combattere. Lei mi consenta, sicuramente saprà delle condizioni del comune di Lentini che ha dichiarato dissesto, la stessa cosa ha fatto Scordia, la stessa cosa ha fatto Palagonia, sono tre comuni agrumetati, quindi che hanno in comune con Francofonte un'economia fondata sull'agrumicoltura, che sono stati costretti a dichiarare dissesto. Ecco, il comune di Francofonte fino ad oggi, perché forse siamo molto fortunati, sicuramente non bravi, è riuscito, o forse più attenti, è riuscito a superare questo momento e chiaramente questo è un sacrificio, è un enorme sacrificio da parte mia, perché siamo passati ad esempio dallo spendere per l'organizzazione di un agosto francofondese dalla media delle 100.000 euro, siamo passati a 12, 13, 14 mila euro l'anno scorso, ora siamo di Carnevale. L'anno scorso, grazie ai volontari, al gruppo di volontari che fa capo al circolo Mille Papaveri Rossi, abbiamo organizzato un canale che andava verso il riciclo e che ha avuto un buon successo. Quest'anno, grazie ad altri volontari, stiamo organizzando un altro carnevale dignitoso, e spendendo all'incirca 6.000 euro. Ecco, queste somme si spendevano prima per il cantante di turno, per una giornata. Noi invece li spendiamo per l'intera manifestazione in maniera dignitosa, facile, perché i nostri concittadini piano piano, dico, con il lavoro quotidiano della nostra parte politica, di questa amministrazione, della nostra maggioranza, i cittadini di Francofonte stanno capendo che si è finito il momento festaiolo, il momento ludico per eccellenza della città di Francofonte. Purtroppo Francofonte, così come tutto il resto d'Italia, siamo nell'era dei sacrifici. È nell'era dei sacrifici.
Questa amministrazione non può essere indifferente, questa è un'amministrazione che sta assistendo con grande sofferenza alle difficoltà dei propri concittadini. Noi siamo passati, per dirle un numero così che mi viene man mano che parliamo, l'anno scorso solo 4 famiglie avevano chiesto un aiuto per l'acquisto dei buoni mensa, una stupidaggine. Quest'anno 19 l'hanno chiesto direttamente ai nostri, 19 famiglie ai nostri servizi sociali, e altrettante li sta aiutando la scuola, perché tramite la possibilità di utilizzare dei fondi ricevuti dalla CGL Scuola ha acquistato circa 350 buoni pasto e li stanno distribuendo alle famiglie in difficoltà. Questo significa che i poveri sono in aumento? In notevole, in un aumento esponenziale, passiamo da 4 a 19, quindi un aumento quasi quadratico del numero. Sono numeri veramente preoccupanti. Però abbiamo delle cose che ci vengono imposte dalla legge. Ecco, qualcuno mi critica perché stiamo mandando gli avvisi per il 2009, ICI 2009, Acqua 2009, Tarsu 2009. Ma i miei concittadini devono capire che purtroppo noi li dobbiamo mandare per legge, perché altrimenti si incorrerebbe nel danno erariale, in un qualcosa che è una responsabilità straordinaria per gli amministratori. Cioè, non toglie che quando un cittadino viene qua e chiede aiuto, cioè chi ha voglia di partecipare comunque alla vita sociale di questo paese contribuendo, pagando le tasse, incontra sempre una mano d'aiuto da parte dell'amministrazione, con delle rateizzazioni ad hoc, con delle forme di pagamento ad hoc. Pensiamo una cosa su tutte: noi siamo stati costretti a mandare, per poter raggiungere l'equilibrio nel pagamento del canone idrico, abbiamo mandato l'anno scorso 2 anni, quest'anno manderemo sempre 2 anni, perché entro la fine del 2016 dovremmo portare alla pari. Sono atti dovuti questi? Sono atti dovuti, ma abbiamo fatto una cosa straordinaria: abbiamo aumentato il numero di rate, le abbiamo portate in, abbiamo diviso tutto in 6 rate. È chiaro che quando tu fai 6 rate, è chiaro che succede una cosa, che magari una rata si accavalla con un'altra tassa, però è stata la volontà di voler venire in aiuto ai nostri concittadini facendo delle rate piccole. Quindi questo è il voler essere vicini, prossimi alle difficoltà dei cittadini francofontesi. Io vorrei ricordare che la Tarsu è stata nel 2013, da Tarsu si è passati a Tares, e chiaramente il canone è stato aumentato tantissimo, purtroppo. Ma per quale motivo? Cioè, non chiaramente perché l'amministrazione ha sperperato delle risorse pubbliche, ma solo perché la legge ci ha imposto di non caricare più una percentuale del costo della raccolta, del conferimento e dello spazzamento solo sul comune, ma doveva essere suddivisa su tutti i cittadini. Abbiamo fatto un lavoro di cesello, abbiamo fatto circa 20-25 proiezioni per stabilire come suddividere il peso di queste tasse, cioè di questo tributo. L'abbiamo prima provato a spalmare di più sugli esercizi commerciali, poi abbiamo visto il carico che veniva sugli esercizi commerciali e abbiamo spostato un po' l'asse sulle famiglie, fino a quando abbiamo trovato un equilibrio a nostro parere. Ma è chiaro che questo equilibrio lo trovi sempre livellando verso l'alto, perché ci siamo trovati a dover far fronte al circa il 45% in più del costo che si era affrontato nel 2012. Quindi da qua l'aumento. Però ad esempio il canone acqua noi non l'abbiamo toccato, l'abbiamo mantenuto quello che era, abbiamo fatto solo l'aumento Istat previsto per legge, che è di circa il 2,50%, percento. Questo è quello che è il lavoro, perché tutti mi criticano per questo aumento delle tasse spropositato. Io sono pronto a confrontarmi e a dimostrare che così non è. Vogliamo passare alla vecchia ICI e all'IMU. Abbiamo portato al massimo le aliquote. Qualcuno ha detto al mio amico Giuseppe, perché lui queste cose le sente dire, a me risulta che continua a vivere a Francofonte. A Lendini siamo oltre il massimo, direttore. Perfetto, ma mi dispiace per i cittadini di Lendini, e mi dispiacerà, perché sicuramente quello che succederà nel prossimo futuro, quindi dopo la dichiarazione di dissesto, sarà qualcosa di catastrofico per i cittadini lendinesi, così come lo sarà per quelli di Scordia, così come lo è già per quelli di Palagonia, che affrontano delle difficoltà enormi. Io ho parlato col sindaco di Palagonia, che mi dice che io
anche volendo non posso ridurre le aliquote perché la legge mi impone di tenerle al massimo. Ecco, Franco Fonte, tanto per dire, no, ha trovato, io dico sempre, un gruppo, mi consenta di dirlo, di cretini, che ha deciso, anziché dichiarare il dissesto, perché questa sarebbe stata l'arma migliore subito dopo la mia elezione, perché avrei chiaramente dato e fatto riversare tutte le responsabilità su chi mi ha preceduto, dichiarare il dissesto e andare poi a godere nell'immediato futuro, dopo un paio di anni, di quello che erano i risultati, quindi con una cassa che sarebbe stata curata da un commissario alzando le aliquote, dando tutte le responsabilità al commissario. Invece noi, come amministrazione, io come sindaco, la mia maggioranza ha deciso di scendere sul campo veramente, in questo caso sul campo di battaglia, e mettere la propria faccia ed affrontare tutte le problematiche. Devo dire, per evitare il disastro. Il dissesto, perché lei ha detto bene. Disastro, disastro. È un disastro per i cittadini, quindi questa è la nostra battaglia. I nostri cittadini devono pazientare un attimino. Noi già abbiamo dato un segnale importante, ad esempio con l'aliquota IMU sui terreni agricoli, che è stata riportata al 4,6 per mille. Io le garantisco, so che la legge non lo consente, perché però qualora assieme ai miei avvocati si riuscisse alla segretaria comunale a trovare un escamotage, io sono pronto a ridurla ulteriormente, anche a costo di andare fuori legge, nel senso che la spinta necessaria per l'agrumicoltura francofondese, se dovesse venire dalla possibilità di ridurre la tassazione su un bene che è quello, il terreno agricolo, che è, diciamocela tutta, nonostante tutto, nonostante ormai siamo nel 2015, resta l'unica fonte vera di reddito per i francofondesi, l'agrumicoltura. Se ciò fosse necessario, sono pronto anche ad assumermi responsabilità importanti e ridurre ulteriormente le aliquote IMU, che viene ingiustamente calcolata su un valore di terreni agricoli straordinariamente alto, perché un agrumeto nelle nostre zone vale all'incirca 100.000 euro per lo Stato, quando dobbiamo tassare i nostri concittadini. Invece, qualora il cittadino decidesse di chiedere un aiuto, un finanziamento, guarda caso per lo stesso Stato, il valore di un terreno agricolo, di un agrumeto, è di 30-33.000 euro circa ad ettaro. Quindi ci sono anche agrumeti abbandonati. Ma non parliamo di questo, chiaramente l'agrumicoltura oggi piange, però questo è un capitolo che avrebbe bisogno di un tempo molto più lungo e di un'attenzione particolare, perché è chiaro che parlare oggi di agrumicoltura in realtà come quella di Franco Fonte, come quella di Lentini, Carlentini, Scordia, Palagonia, è veramente girare un po' il coltello nella piaga, e di fronte a cittadini che non riescono neanche ad arrivare, mentre per il dipendente o per il pubblico impiego si parla di non arrivare a fine mese, io penso che per un produttore agricolo o per un bracciante oggi non inizi neanche il mese, perché inizia in mezzo ai debiti, quindi qua veramente tocchiamo qualcosa di forte, tocchiamo i sentimenti delle persone, tocchiamo il rancore delle persone, la rabbia delle persone, che per questo non riescono con sufficiente distacco a vivere il momento socio-economico della città. È chiaro che chi, come ha fatto finora qualche mio, chiamiamolo oppositore in piazza, cerca di gestire le dinamiche della piazza, cerca di gestire in maniera populistica e poco attenta le dinamiche date dalla rabbia dei cittadini, beh, io dico che magari queste situazioni un giorno se li potrà trovare contro, perché un cittadino a cui vengono dette delle bugie, un cittadino a cui viene detto che l'amministrazione vuole vendere l'acqua solo per farlo arrabbiare, per farlo scendere in piazza e per farlo recriminare, un cittadino che già è arrabbiato perché non riesce a mangiare, perché non può fare la spesa, perché non può fare mangiare il proprio figlio, può essere lo stesso cittadino che un domani chiederà conto a chi l'ha aizzato per quello che gli ha fatto fare, perché se questa amministrazione parla di contatori, perché se questa amministrazione parla di project financing, per carità, rivedibile, aggiustabile, migliorabile come ogni altro lavoro umano, chiunque di noi abbia un'idea, faccia un lavoro, svolga un'attività, può
confrontandosi con gli altri, di questo io non mi vergogno, perché tutti possiamo indovinare e sbagliare, tutti possiamo migliorare il nostro lavoro. Quindi se da un confronto dovesse nascere una proposta migliore rispetto a quella dell'amministrazione, l'amministrazione la sposerà al 100%. Io l'unica cosa che dico è che stia attento colui il quale pensa di poter gestire queste cose a proprio vantaggio, perché verrà il momento in cui Francofonte gliene chiederà conto. Perché non è possibile che Francofonte, una delle poche realtà in tutta Italia in cui l'acqua si paga forfettariamente e in cui una persona da solo, una vedova che abbia, o un vedovo che abita da solo, o un singolo che abita da solo, paghi quando paga Salvatore Palermo, che ha un nucleo familiare composto da 5 persone. Non è possibile questo. Paga quando paga in attività commerciale. Questo non lo possiamo più consentire, perché è obbligo dell'amministrazione dare un buon servizio, ma è altrettanto obbligo dell'amministrazione far sì che ci sia equità sociale, cioè che chi più consuma più paga. Quindi questo è l'obiettivo del nostro lavoro per parlare di acqua, tanto per toccare l'argomento acqua. Ecco, Sindaco, dal suo intervento emerge un quesito importante, cioè che sono finiti i tempi delle vacche grasse. Io purtroppo, io e la mia amministrazione ce ne siamo accorti subito, ce ne siamo accorti quando siamo entrati in comune. Io sono stato eletto, ho vinto le elezioni il 10 giugno e l'11 mattina ho ricevuto una telefonata dal mio ragioniere capo, dice: Sindaco, venga, perché c'è l'Enel che ci vuole tagliare la luce. Lei immagini che io ancora non sapevo neanche da dove si saliva al comune, da sindaco chiaramente è un volere esagerare, perché non avevo ancora idea di quello che poteva essere loro, però ho dovuto affrontare immediatamente questo problema, quindi io ho capito subito che si erano finiti i tempi delle vacche grasse. E dico ancora una volta, qual è il tentativo? Io non ho mai negato di aver fatto parte dell'amministrazione di Giuseppe Castania, quindi, e così come l'ho fatto io, non l'ha negato mai Massimo Gallo, non l'ha negato mai Antonio Inserra, non l'ha negato mai tutta quella compagine politica che è stata vicina ed è stata parte integrante per un certo periodo di quel progetto. Ma guarda caso, quando queste voci si sono alzate un pochettino, richiamando l'attenzione su alcuni fatti, noi siamo stati tagliati fuori, con le motivazioni politiche più varie. Però questo chiaramente non ci è ormai passato all'epoca della rabbia, del rancore. Oggi ci troviamo ad affrontare un comune senza rifiutare il passato. Il passato, quella fa parte di una valigia che ci portiamo dietro e di un'esperienza che sicuramente ci tornerà utile al momento giusto e che ci ha fatto crescere politicamente. Ma è chiaro che non ci può essere un futuro senza tener conto del passato. Quindi, se questa dovrà essere l'amministrazione di Salvatore Palermo, che si deve assumere tutte, obbligatoriamente tutte le responsabilità possibili e immaginabili, quella precedente è l'amministrazione di Giuseppe Castania, che nel bene e nel male si è caratterizzata per alcune cose. Si è caratterizzata per la capacità che ha avuto Giuseppe Castania di intercettare delle risorse di natura regionale, perché riusciva ad avere delle interlocuzioni molto importanti, ma nello stesso tempo quell'amministrazione si è caratterizzata per la disattenzione per la spesa corrente, per le casse del comune. Il nostro comune aveva giornalisti a iosa che non abbiamo pagato e che ha pagato l'amministrazione Palermo. Il nostro comune ha permesso ai vigili urbani di fare lavori straordinari e non li ha mai pagati, e c'era un contenzioso di quasi 100.000 euro che ha tolto l'amministrazione Palermo. Il nostro comune aveva un segretario comunale che non ha pagato e che ci ha fatto causa e che stiamo pagando. Il nostro comune aveva dei professori che ci difendevano per cause importanti, per il palazzo municipale, per altre cose. Guardi, io mi sarei accontentato un palazzo municipale un po' meno bello, ma mi sarei accontentato anche di circa 300.000 euro meno di contenziosi per il palazzo municipale, tra avvocati da pagare, avvocati già pagati, ditte che ci chiedono conto dei soldi che non hanno ricevuto. Mi sarei accontentato anche di qualche spettacolo in meno, magari limitandoci a quelli che potevamo pagare, anziché far venire Michele Zarrillo e non pagarlo, Sasà Salvaggio, una cosa del genere, e non pagarlo, e quindi far nascere dei contenziosi. Mi sarei accontentato anche di una partecipazione
ai vari gruppi di progettazione messi in atto dal PIT Natty Blay, in cui c'era una forte leadership locale, e che non hanno consentito a questo comune, a questa realtà, di non aver avuto nessun beneficio in termini di ricaduta per le imprese, perché le imprese che hanno partecipato ai bandi fatti dal PIT Natty Blay sono state pochissime, mi sembra solamente due, e magari qualche incarico professionale meno a qualche professionista che faceva parte del PIT Natty Blay. Galleontinoi, dal 2003 mai pagato. Guardi, abbiamo avuto un contenzioso con il comune di Lentini per 120.000 euro perché non abbiamo mai pagato la partecipazione alla, per quanto riguarda il comitato elettorale, la preparazione delle elezioni, c'è una copartecipazione perché Lentini fa da capogruppo, Francofonte e Carlentini devono pagare, ma non stiamo parlando di quisquiglio o di pinzillacchere, stiamo parlando di 120.000 euro. Il comune di Lentini ci ha fatto causa, ha vinto e stiamo pagando 120.000 euro. Lei immagina, anziché trovarseli l'amministrazione Palermo, sti 120.000 euro da pagare, fossero stati pagati nell'arco di 10 anni. A 12.000 euro l'anno, magari avremmo fatto qualche fontana in meno, qualche prata all'inglese in meno, però non ci saremmo trovati e magari oggi l'amministrazione Palermo aveva qualche debito in meno da togliere. Quindi poi diamo degli incarichi, riceviamo cioè dei finanziamenti per fare un progetto tipo il Palazzo della Cultura, riceviamo un finanziamento per pagare il professionista 40 euro circa, però guarda caso ci dimentichiamo di pagare il professionista che fa il progetto e questo professionista ci fa causa, un professionista pagato dall'amministrazione fa causa all'amministrazione perché nonostante ha un finanziamento ad hoc non viene pagato, quindi questa amministrazione deve reperire nuovamente la liquidità per andare a pagare questo professionista e cercare di andare a risolvere il problema togliendo delle risorse oggi a questa amministrazione che potrebbero consentirgli magari di fare un po' un carnevale un pochettino più gioioso, di dare o di comprare qualche pacca alimentare in più per le famiglie meno abbienti, magari diventa una caccia al tesoro. Ma guardi, io le sto dicendo delle cose che sono pronto, le darò le fotocopie a dimostrare in qualsiasi momento e a qualsiasi cittadino che abbia voglia non di scrivere su Facebook e voler sapere quanto sta costando il carnevale a Francofonte, ma questi cittadini dove sono stati negli ultimi 10 anni? Oggi si accorgono e chiedono quanto costa il carnevale a Francofonte. Oggi il carnevale di Francofonte costa dalle 5.000 alle 6.000 euro, se proprio, cioè per dirle cosa stiamo facendo come lavoro. Non costa 20.000 o 30.000 euro, costa 5.500-5.700 euro circa. Questo è il lavoro che fa questa amministrazione. Lei mi dice, mi dicono i francofondesi cortesemente, come faccio io a non parlare del passato? È chiaro che il passato deve essere chiuso, lo dobbiamo superare, dobbiamo pensare a lavorare per Francofonte, dobbiamo pensare questi progetti così come stiamo facendo, ma non possiamo, ribadisco, avere un futuro senza guardare al nostro passato, perché questo passato è un vero e proprio peso. Magari tra qualche anno ci saremo staccati completamente dal peso di questo passato e potremo veramente investire su questa città anche sfruttando le nostre stesse risorse, perché ormai questo è ormai un fatto, nessuno può contraddirlo, le amministrazioni comunali dovranno andare sempre più verso una l'autogestione. Vorrei fare un altro passaggio importante, che è quello legato allo SPRAR di Francofonte, tanto vilipeso, tanto attaccato. Ecco, lo SPRAR di Francofonte, l'amministrazione comunale di Francofonte l'ha portato a Francofonte solo per dare la possibilità a 12 famiglie di lavorare, 12 padri o madri di famiglia di lavorare, e ha dato la possibilità a dei fornitori di Francofonte di poter fornire del materiale di vario genere, dal mangiare, arredamento, forniture di suppellettili e cose varie. Questo l'abbiamo fatto senza spendere una lira dei francofondesi, questo lo voglio dire, perché la copartecipazione del Comune di Francofonte non esiste, il Comune di Francofonte ha dato solo un locale che a caso era fermo, chiuso e non utilizzato, all'interno del quale c'erano un locale finito
da pochissimi anni, una presenza straordinaria di umidità perché non si è attenzionato al fatto che era stato realizzato male, e noi con i soldi del finanziamento dello SPAR abbiamo chiesto all'azienda che lo gestisce di fare il tetto, e abbiamo fatto un tetto che ha permesso di salvaguardare il bene immobile e nello stesso tempo di utilizzarlo. Quindi Francofonte sta avendo solo una ricaduta positiva, non negativa. Poiché a livello nazionale siano emerse delle lordure, che ci sia stata la magistratura che ha, diciamo, attenzionato dei fatti riscontrando delle responsabilità straordinarie, questo ci mancherebbe, ben venga, ma chiaramente questo non può consentire, io non consento che si faccia di tutto l'erba un fascio. A Francofonte non c'è stato un minimo interesse in questo senso. Francofonte ha utilizzato questa opportunità per creare lavoro, per creare crescita, per creare risorse per i cittadini di Francofonte. Io dico, finiamo con le dichiarazioni populistiche, finiamole con lo sbandierare ai quattro venti delle impressioni che trasmettiamo solo come impressioni, che in realtà non sono altro che il trasmettere il proprio pensiero e la propria critica verso l'amministrazione. Se veramente si vuole essere collaborativi, questa amministrazione aspetta le risorse di persone straordinarie che possono darci un contributo, di persone che veramente hanno del talento, magari qualche anno fa l'hanno usato un pochettino male questo talento, però io glielo riconosco, io riconosco capacità straordinarie a chi mi ha preceduto da un punto di vista politico, quindi mettiamole veramente a servizio dei francofondesi, mettiamo queste risorse, queste conoscenze, queste amicizie, la conoscenza dei meccanismi amministrativi che magari noi conosciamo un pochettino meno, bene, che ci mettano nelle condizioni di andare oltre e poter dare ai francofontesi, a Francofonte il servizio che merita. E non pensiamo ad esempio, perché ritornando da dove siamo partiti, ritornando alla sfida iniziale, come si fa a non pensare che ad esempio a marzo del 2013 nasce l'esigenza di farsi fare un'anticipazione straordinaria, quindi oltre i 2.450.000 euro che noi avevamo, un'anticipazione straordinaria di 550.000 euro che durava da marzo a settembre, spesa tutta entro il 10 di giugno. Dico, ma c'è bisogno di queste cose? C'hai bisogno di indebolire questo paese? C'hai bisogno veramente di creare debiti per i cittadini di Francofonte? Debiti che poi, guarda caso, alla fine dei sei mesi l'amministrazione Palermo ha dovuto ripianare. E quindi dico, tu stai finendo di fare l'amministratore, anziché continuare ad accelerare, anziché continuare nella gestione della spesa ordinaria così come hai fatto, ma cerchiamo di ripensare un attimino alle nostre capacità, ripensare a quella persona straordinaria che si ha, a quelle capacità che si hanno, e anziché pensare solo a far politica e a fare bella figura politicamente, dobbiamo pensare all'eredità che si lasciava, perché questa eredità la pagheranno i miei figli e i figli dei miei concittadini, quindi compreso il mio concittadino che mi ha preceduto. Dico, perché non bisogna pensare anche a questo? Dico, da buon padre di famiglia quale siamo, da padri di famiglia rispettosi, attenti, dobbiamo gestire questa macchina, questa amministrazione così. Io non faccio altro che ripetere queste cose ai dipendenti comunali, a chi mi sta vicino, poi mi mettono in bocca la famosa frase, perché ormai so di non ce n'è, perché è diventato quasi una battuta di scherno e di scherzo nei confronti di Salvatore Palermo, perché dice, il sindaco dice sempre so di non ce n'è. Se questa battuta è servita per portare Francofonte a questo minimo di serenità, io me la prendo tutta, mi prendo la responsabilità di aver detto sod non ce n'è. Però è chiaro che oggi, se possiamo guardare all'immediato futuro con un minimo di serenità, questo lo dobbiamo ad una politica attenta che ha fatto l'amministrazione Palermo, che hanno fatto i miei assessori, gli assessori che oggi sono in amministrazione con me, e gli amministratori e gli assessori che non lo sono più, che chiaramente hanno condiviso con me un
percorso ben chiaro, sono amministratori che hanno condiviso con me una campagna elettorale che ha avuto delle connotazioni ben precise di attacco per la gestione di chi mi ha preceduto, assessori che hanno condiviso con me scelte importanti, che sono stati assieme a me seduti per circa un anno e mezzo, e chiaramente hanno assieme a me lavorato perché questa amministrazione possa aver raggiunto oggi questi risultati. Condividono con me responsabilità e condividono con me anche questo piacere, il piacere di poter dire dopo 18 mesi che finalmente Francofonte forse si sta avvicinando alla fine di un periodo veramente triste. Non abbiamo più il problema di pagare gli stipendi ai dipendenti, abbiamo potuto, come ho detto, ridurre l'IMU sui terreni agricoli al 4,6 per mille. La serenità economica che abbiamo raggiunto, anche se chiaramente non ci consente di fare voli pindarici e di pensare a spese che non siano quelle ordinarie, ci ha consentito, come ho detto già qualche istante fa, di portare l'IMU sui terreni agricoli quest'anno a 4,6 per mille. Consentito di mantenere l'erozione del buono pasto con una copartecipazione da parte delle figlie di Francofonte a 2 euro, così come lo era prima. Ci ha consentito ancora una volta di poter dare gratuitamente il minibus per i ragazzini che vanno a scuola. Ci ha consentito di dare l'abbonamento per fasce economiche per gli studenti che vanno fuori Francofonte a studiare. Ci sta consentendo di pagare il gasolio, e a proposito il gasolio le voglio dare un'altra chicca. Io nel 2013, quando ho ordinato come sindaco di Francofonte, ho chiesto che mi si venisse fatto il pieno nei serbatoi, la ditta disse: sindaco, io capisco il suo entusiasmo, capisco la sua voglia di dare calore ai suoi concittadini, ma quando ci paga il gasolio degli anni precedenti? Quindi ancora una volta ho dovuto far fronte al gasolio degli anni precedenti e al mio gasolio, quello che abbiamo ordinato per l'anno 2013. Guarda caso, quest'anno quando abbiamo ordinato il gasolio è arrivato immediatamente perché erano tutti saldati e tutto a posto. Quindi queste sono le mie soddisfazioni. Chiaramente non ho fatto cose straordinarie. Chiaramente piccole cose, ho fatto ripartire la zona artigianale che era ferma, era un finanziamento del 2008, era un finanziamento che l'amministrazione Castania aveva ottenuto quando io ero assessore ai lavori pubblici, che diciamo purtroppo per vari motivi era stato bloccato, e oggi abbiamo i mezzi, le pale meccaniche, gli escavatori che stanno lavorando nuovamente nella zona artigianale, e contiamo entro 6-7 mesi di poter essere pronti a poter far sì che chi vuole, chi può, perché oggi dobbiamo dire anche chi può, potrà investire nella zona artigianale, quindi sperare di avere un futuro economico un pochettino più radioso e più importante. Questi sono i risultati della mia amministrazione. La mia amministrazione ha potuto fare degli interventi importanti anche per quanto riguarda la manutenzione delle strade, che prima purtroppo abbiamo penalizzato, per quasi un anno non abbiamo fatto manutenzioni, però io penso che ora i miei concittadini, che fra l'altro anche qualcuno riesce a trovare motivazioni, motivi di critica anche su questo, i miei concittadini hanno assistito alla asfaltatura di buona parte delle vie di Francofonte, hanno potuto vedere come Francofonte, oltre a poter godere finalmente del metano, perché si sono ultimati lavori che hanno avuto inizio circa 10 anni fa come finanziamento, che hanno visto nell'amministrazione Castania l'arrivo del finanziamento, e che con la mia amministrazione grandi critiche per come erano le strade, per come era ridotto il centro storico, per i danni che c'erano, per tutti i problemi che nascevano per la viabilità. Ma guarda caso, oggi tutto è stato risolto brillantemente, e abbiamo fatto, oltre all'asfalto necessario per ripristinare gli scavi, abbiamo fatto oltre 1000 metri quadrati di asfalto, quindi in più rispetto a quello che era stato fatto, abbiamo fatto circa 200 metri quadrati di mattonellature, stiamo continuando a riparare delle buche. È chiaro che le condizioni in cui si trovano le strade chiaramente
sono determinate dall'amministrazione Palermo, sono delle condizioni che vengono fuori da decenni purtroppo di limitata manutenzione. Criticare la volontà che ha avuto l'amministrazione Palermo di mettere in bilancio circa 500.000 euro per liti, spese e contenziosi, dicendo che dovevamo mettere qualche cosa per la cultura o qualcosa per la Chiesa. È chiaro, viene facile a dire queste cose. Io aspetto invece dall'amministrazione che mi ha preceduto e quindi dall'attuale opposizione, tranne qualche consigliere comunale, delle proposte fattive e magari un po' di autocritica su quella che è stata il modo di amministrare, autocritica che faccio anch'io perché non voglio, come ho detto prima, non nascondo il fatto di aver fatto parte di quell'amministrazione, autocritica che deve andare non a individuare delle responsabilità, però a dire che dobbiamo tutti quanti partire con coscienza da una situazione economica che era disastrosa, una situazione economica che, come ho detto poco fa, ha visto un'amministrazione che tre mesi prima di scadere, fa un ulteriore anticipo di cassa di 550.000 euro, non so finalizzato a che cosa, perché poi mi si dica che quando finisce il proprio mandato era tutto a posto, mi sembra una cosa strana. Quindi partiamo da questo, lavoriamo per i francofondesi e per Francofonde e finiamola con le sfide, con il pollice verso, con l'andare in piazza. La piazza già ha risposto, la piazza ha eletto un nuovo sindaco, la piazza ha premiato chi doveva premiare o chi ha voluto premiare e ha bocciato chi doveva bocciare. La situazione di Francofonte richiede di andare oltre, così come hanno fatto alcune parti politiche, così come ha fatto il PD, così come ha fatto il dottore San Giorgio, con cui stiamo collaborando fattivamente, cercando di dare a Francofonte delle risposte. Magari qualche scelta la potremmo pure sbagliare, ma se assieme a questi partiti magari qualcuno che sta seduto nei banchi dell'opposizione riuscisse a fare un po' di critica propositiva, di proposte veramente importanti e non limitarsi a dire che dobbiamo togliere i soldi dal contenzioso per portarli alla cultura o darli alle chiese, perché chiaramente c'è bisogno anche di questo. Noi sappiamo benissimo che anche la cultura ha il proprio peso, così come stiamo facendo negli ultimi mesi, abbiamo dato una bella spinta anche alle attività culturali, presentazioni di libri, manifestazioni culturali, piccoli spettacoli portati dall'amministrazione di Francofonte con delle cifre, ribadisco, sempre irrisorie. Questi sono i risultati di questa amministrazione, chiaramente risultati che non hanno bisogno oggi di vederci scendere in piazza per confrontarci su che cosa? Sul fatto che questa amministrazione ha dovuto per forza di cose aumentare delle tasse. I fatti sono là, le abbiamo dovute aumentare, ma non per scelta politica o per farsi chissà che cosa, le abbiamo dovute aumentare perché la legge ce l'ha imposto. Abbiamo dovuto mandare 2 anni di acqua e lo dovremo fare ancora perché qualcuno prima di noi non l'ha mandato. Quindi di che cosa stiamo parlando? Quali sono queste tasse che abbiamo portato alle stelle? Mi si critica perché mando gli accertamenti del 2008, del 2009, del 2007, però mi si dice che bisogna essere giusti e attenti a chi non paga le tasse. Ecco, gli accertamenti arrivano a chi non l'ha pagato. È chiaro che su 1.500 accertamenti ci può stare anche una percentuale di errori. E allora, se ci sono un 10% di errori, perché non guardare il 90% di accertamenti giusti? E è chiaro che noi come amministrazione dobbiamo stare attentissimi a quel 10%, chiedo scusa già da ora ai miei concittadini che sono stati costretti a venire in comune perché venissero aggiustati questi accertamenti, ma è chiaro che, come dicono i francofondesi, io non mi vergogno perché per me non offendo nessuno dicendo qualche battutina in siciliano, perché rispettare i francofondesi non significa saper usare termini difficili, parlare in italiano, parlare di afflati e cose del genere. Cioè, per me rispettare i cittadini è rispettarli dalla mattina quando ci si alza, alla sera quando si va a letto, quando si è sindaci e quando non si è sindaci, e rispettare i francofondesi e dire pure e ammettere pure che cu mangia fa mordichi. Quindi noi possiamo pure sbagliare nel mandare un accertamento, però siamo
molto attenti e modesti nel dire che se qualora si dovesse sbagliare siamo pronti a tornare indietro. Questo è quello che noi diciamo. Quindi basta sfide, basta elmetti, scudi, spade, scendere in piazza, gladiatore e cose. Parliamo di Franco Fondo e parliamo di quello che ciascuno di noi che decide di fare politica o che non decide di fare politica può fare per Franco Fondo. Dobbiamo dare ognuno il nostro contributo. E con questo auspicio concludiamo questa lunga intervista con il sindaco di Franco Fondo, architetto Salvatore Palermo.